Allora, amici di Onda Libera TV, oggi siamo a Saltara, per l'esattezza a Calcinelli di Saltara, presso la palestra dell'Istituto Leopardi. Saltara è un piccolo centro dove è stata presa una grande iniziativa. Sono qui con noi il sindaco, il dottor Ciccoli, e il dirigente scolastico, professor Olivieri. Professor Olivieri. Allora, iniziamo col sindaco. Signor sindaco, una bellissima iniziativa. Sì, una giornata per noi molto importante, la sintesi di un percorso che è iniziato dall'insediamento di questa amministrazione comunale, quindi io parlo di oltre 3 anni fa. Era nostra intenzione investire su quello che sarà il futuro dei nostri cittadini, dei nostri ragazzi, e in collaborazione quindi con il dirigente scolastico e con tutto il personale addetto alla preparazione della cucina, abbiamo portato avanti questo discorso che abbiamo voluto rivedere un pochino, quelle che erano le abitudini, le tradizioni dei piatti che venivano serviti nelle nostre mense scolastiche. Quindi un percorso che ha visto tutti quanti impegnati, e in questa giornata abbiamo presentato questo opuscolo con dei semplici consigli, voglio dire, destinati alle famiglie, soprattutto ai genitori, in modo tale da poter avere un risultato, come risultato quello di avere una corretta alimentazione non solo a scuola, quindi abbiamo rivisto tutto il menù con l'introduzione di alcuni cibi biologici, una diversa preparazione di certi piatti che venivano preparati in un certo modo, quindi per cercare di soddisfare quelle che sono le esigenze sia palatali del bambino, ma soprattutto dal punto di vista nutrizionale, che sia un'alimentazione corretta. Quindi ci siamo attivati, abbiamo attivato questa collaborazione con il Comune di Cesena, con la dottoressa Barducci, che è una dietista che già ha tanti anni di esperienza in questo settore, che ringrazio pubblicamente, ci è stato di molto aiuto. Abbiamo organizzato dei corsi di formazione e di aggiornamento per i nostri cuochi addetti al servizio mensa. E questo soprattutto l'aspetto principale, come dicevo prima, abbiamo coinvolto le famiglie, quindi la giornata di oggi è il coinvolgimento ufficiale delle famiglie. Abbiamo istituito nel nostro comune un comitato mensa in gran parte composto da genitori, che non ha una funzione esclusivamente di controllo come si poteva pensare all'inizio, ma ha una funzione soprattutto di collaborazione con l'amministrazione comunale. Ci aiutano anche i genitori in questo momento a risolvere i problemi della quotidianità nell'ambito del servizio mense scolastiche. Io ritengo che abbiamo gettato le basi per un'organizzazione che in futuro ci potrà dare sempre risultati migliori. Abbiamo sottolineato questa mattina l'importanza di una corretta e sana alimentazione, specialmente nei bambini, momento di prevenzione delle malattie, soprattutto metaboliche e cardiovascolari. Molte malattie, abbiamo sottolineato, che iniziano già da quest'età, per cui l'importanza di una corretta alimentazione. Corretta alimentazione anche per quanto riguardano le performance dei ragazzi che sono a scuola, quindi capire come è giusto fare una merenda, un cibo serale, in modo tale che i bambini e i ragazzi a scuola possano dare il meglio di se stessi. Quindi il suo non è stato solo un intervento politico, ma anche da medico? Quale lei sì, ma soprattutto voleva essere politico, perché io questa mattina volutamente non ho accennato, ma voglio dire, noi stiamo facendo uno sforzo enorme, perché organizzare tutto questo significa implementare quella che era la spesa storica sulla mensa scolastica, e in un periodo difficile che stiamo attraversando, dove abbiamo dovuto tagliare su tutte le voci le spese di bilancio, questo è uno dei pochi dei settori nei quali la scuola in generale, ma soprattutto anche il servizio mensa, abbiamo implementato anche dal punto di vista economico quelli che sono i nostri sforzi economici proprio. Ok, ora chiediamo al professor Olivieri, dal punto di vista dell'amministratore scolastico, quali difficoltà ha dovuto superare per intavolare questa esperienza? Ma l'esperienza, diciamo così, che è partita senza particolari difficoltà, perché con noi, con me in particolare, questo progetto sfondava una porta aperta, ecco, diciamo, la convinzione che noi operatori della scuola abbiamo rispetto al problema alimentazione è una convinzione che viene da molto lontano. I progetti alimentazione, progetti educazione alla salute nella scuola esistono da sempre, possiamo dire, no? Quindi è chiaro che la scuola
ha contribuito, diciamo, a questa nuova frontiera, diciamo, della mensa scolastica attraverso le sue modalità, che sono quelle di tipo educativo e formativo, quindi attraverso progetti che sensibilizzino i bambini e anche le famiglie, in questo caso all'utilizzo di tutti i tipi di cibi, e in particolare quelli freschi, quelli biologici, quelli di stagione. Ecco, una corretta alimentazione dal punto di vista proprio educativo, questo intervento con i bambini. E io credo che, insomma, la scuola abbia un ruolo fondamentale in questo. Ecco. Dal suo intervento lei ha reso noto che questa esperienza, che è partita dalla scuola per l'infanzia, si estenderà anche alla scuola primaria e con l'organizzazione di un orto botanico, da quello che ho capito. Biologico. Biologico, scusa. Esatto. Sì, l'orto biologico coinvolge, diciamo così, ragazzi ad un'età un pochino superiore rispetto all'infanzia. Siamo già bambini e ragazzi dai 10 ai 11 anni, ecco. E naturalmente quella è un'esperienza importante perché ci fa capire qual è tutta la filiera, ecco, diciamo così, ci fa capire il modo con cui i nostri prodotti vengono tirati su nel miglior modo, come arrivano in tavola, quindi tutto un sistema educativo che è fondamentale, direi, no? Nella scuola dell'infanzia il progetto che si porta avanti quest'anno è un progetto legato proprio a questa nuova iniziativa del comune, della mensa scolastica, quindi un progetto che prevede momenti educativi attraverso i cinque sensi, diciamo così, nel approcciare tutti i tipi di cibi, perché poi quello che è importante, ecco, è poterli mangiare tutti, no? In una certa maniera. Ecco, quindi il progetto si propone questo. Nelle scuole, esatto, è un altro di quei progetti che facciamo nella scuola primaria, un progetto ministeriale. Sono tutti progetti, diciamo così, che vanno comunque nella stessa direzione. Bene, ringraziamo il sindaco e il direttore scolastico e facciamo i complimenti per questa iniziativa e in bocca al lupo per il futuro. Grazie, capilupo. Grazie, capilupo.